sapete questa è Shout. Ragazzi, Pit Best su questo palco al Cinebro, incredibile, grazie Pit, bravo, bravo. Lui suona con la band, però ha trovato che questo è il nostro amici. Ho detto siamo tutti musicisti, siamo tutti amici. Dov'è Bellillo? Dov'è? Where is the Italian TV? You're with my friends, all friends. Siete pronti? Okay. Rando! Okay. Rando! Can you use it till everyone stands up? Okay, everyone, Rando! Are you ready? Everybody has to stand up, including you guys. Come on, everybody up on the feet. This doesn't happen every day. Everybody up on the feet. You ready for some rock and roll? Are you ready for some rock and roll? Are you ready for some rock and roll? Allora, questa dovete cantarla, tutti insieme. Wow, 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 wow. Io faccio la... Seconda io, da sì. Dai! Quando vuoi si stai, sta prima. Prego, lasciatelo che si veda tutto. Ok, noi vi salutiamo, vi vogliamo bene con Pit Best alla batteria. Fate tante belle foto e poi mandatevele. Ragazzi, insieme, dai. 1, 2, 3, 4. So good.
Peter Best, Peter. How are you, Pete? I'm good. Are you feeling all right in Genoa? I am very happy to be in Genoa. When I got the phone call from Rolando, who turned around and said, I would like you to come to Genoa, I was in Peru, so I said, okay. Thank you very, very much, Pete. And thank you to your brother, because we are very friends from a long time. We invite you many times in Italy, but in this beautiful town full of musicians and beautiful people like this tonight, we are very proud to invite you in the inauguration night of the Peter Fan Club in Cancello del Cinabro of Genoa, and you are here with us. Okay. Yeah, as I turn around and say, it's very proud to be invited as a guest, you know, for the Beatles Fan Club. And I've met so many people here in the short time I've been here, which have turned out to be great friends, and I hope you stay friends for many, many years to come. This is my first time to Genoa, but I hope it won't be my last. Maybe next time I will come with my band. Who knows? Okay. But I will come back. No, this is the first. No, I think that you will come again. We come soon again with the band, because Pit Best è una bellissima band che noi abbiamo invitato più volte. Ovviamente lui fa le canzoni che con i Beatles faceva prima, diciamo, di abbandonare il gruppo, perché poi lui ha suonato con i Beatles per 2 anni e poi è stato sostituito con un altro batterista. Noi siamo orgogliosi di pensare che se non fosse andato lui a fare il batterista dei Beatles ad Hamburgo, when you went to Hamburg with the Beatles, it was a great experience, because the Beatles went from that town, from Germany. I think the true beginning was in Germany and at the cavern. Well, I disagree with that. I turn around and say that the true beginning started in Germany, but it started at the Casbah, not the cavern. Yeah, I know. So, you need smacking for that. mi ha riproverato, perché in realtà l'unica cosa veramente autentica che è rimasta, the only thing authentic building in Liverpool is the Casbah Coffee Club. Yeah. It's the cafe where it all began. It was began from the Casbah, because your mother invited you and the guys to play in the cellar of your home. Yeah, when before they became the Beatles, they played the Quarrymen. Okay, and then when the first time they came back from Hamburg, which was in December 1960, she billed them as the Fabulous Beatles direct from Hamburg, and that stuck. Okay, and that particular night in December of 1960 led to the world knowing Beatlemania. Avete capito? Tutto è iniziato nel dicembre del 60, perché la mamma di Pete aveva invitato i ragazzi a una festa, a fare una festa nella loro casa. Noi tutti gli anni andiamo a Liverpool in occasion of the Liverpool Beatles Week. We go, many people from all over the world go to Liverpool and go to the Casbah Coffee Club at Derby, West Derby, Hammers Green. Tutti coloro che vanno a Liverpool per la Beatles Week sono centinaia di migliaia di persone tutti gli anni e vanno a visitare tutti i posti di Liverpool, la casa di Paul McCartney, la casa di John Lennon, la scuola, l'ospedale, cioè è una specie di pellegrinaggio dove tutti vogliono andare a vedere dove hanno vissuto i vari personaggi. E noi tutti gli anni partecipiamo al raduno che si fa a casa di Pete, che è vicino in un sobborgo di Liverpool, West Derby. E nella sua casa, che è il Casbah Coffee Club, ci sono ancora le pitture di Paul McCartney, che faceva the paint, the walls and the stars of John Lennon. È tutto rimasto intatto, e noi possiamo ben dire che l'unico posto a Liverpool veramente vero è rimasto come era 50 anni fa, è stato il caffè inventato dalla mamma di Pete per far stare i ragazzi fuori dai pericoli, si fa per dire, perché a Liverpool di pericoli una volta ce ne sono anche adesso, anche a Genova. Liverpool. Per cui se qualcuno, siccome abbiamo questo privilegio stasera di avere con noi Pete Best, se qualcuno volesse fare una domanda, così, due o tre domande così, che sono interessanti, che non siano... Se no le cassiamo. Se no non le traduciamo.
Qualcuno vuol chiedere qualcosa di bestia, anche una cosa così, quello che gli viene fuori. Lui ha suonato con i Beatles per 2 anni, con George Harrison, John Lennon e Paul McCartney, e con Stuart Sutcliffe. Hanno condiviso anche la prigione. I remember the polizai, Hamburg polizai prison. You went in prison, you... Yeah, we were inside, yeah. We got locked up, we tried to burn the Bambi Kino down. So we got stuck inside the Davidstrasse police station. Then we got put in Hamburg jail. Then we got deported, which meant that we were flown out of Germany. But we won the case and we came back to Germany. And that's what we're talking about. Lui si ricorda perché avevano incendiato un cinemino, il Bambichino, was the small cinema, where John was fired. You slept in that cinema. And the police was, because George was not 18 years old, was only 70. E così, what happened was, we said we'd go and play at the Top Ten Club, which was the biggest club in Hamburg at that time. And we were playing at the Kaiserkeller. And Bruno Koschmider, who was the manager of the Kaiserkeller, turned around and said, we won't play at the Top Ten. And we said we would. All of a sudden, George was only 17. Then Paul and I go. Praticamente Bruno Koschmider, che era il manager del Kaiserkeller, loro andavano a suonare al Top Ten e lui era geloso perché... E allora lui ha fatto la spia e ha dovuto dire alla polizia che George Harrison era solo minorenne e così li ha messi in galera tutti e poi hanno dato il foglio di via a Pete e a Paul, che sono dovuti tornare a casa col foglio di via. E l'anno successivo George poté ritornare. Grande, io sono stato. I went to Hamburg to visit the city with Tony Sheridan. Lived together with him and he explained me everything about the polizai, Reeperbahn, the Bambichino, Star Club, Top Ten, everywhere. I visited everything with Tony Sheridan. I'm very sorry to say that I was the last person to play with him last December. Because he came to Italy the 1st of December and I played, we played together. And then one month later he died, passed away. So I remember this. Ok, ragazzi, se non avete nulla, noi potete fare un applauso a Pete Best. L'avete visto, è un gran piacere. Facciamo una foto. Com'è? Nicola, vieni qua, scusa. This is my friend Nicola, lui è il capo supremo di tutti noi, perché lui è l'artefice di questa serata, perché io gli ho suggerito bisogna far venire Pete Best e lui ha detto va bene. La pancia non fa vedere. Yes. Ragazzi, grazie a Pete Best che è qui con noi questa sera e noi speriamo next time with the band, with the Pete Best band playing here in the new Cancello del Cinabro, but this will be rebuilt in the next weeks. Grazie. Grazie Pete Best. Grazie Pete. See you next time. Grazie. Suona la batteria.